Dunque, una breve presentazione di questo piccolo gioiello elettronico. Vediamo nello schema un tasto di acceso spento, un tasto per fare le foto e per il video, un microfono incorporato, un sensore video che è la telecamera vera e propria, una spia acceso spento che merita due parole in più, ma ve le spiegherò più avanti. La presa USB 2 molto veloce e infine una memoria allo stato solido di 8 GB. E adesso andiamo a vedere un pezzo di filmato fatto durante un breve tragitto in macchina. La telecamera è sulla mia macchina, davanti c'è la macchina di un mio amico, quella che vedete è la macchina di un mio amico. La telecamerina è appoggiata sul cruscotto, così proprio, senza nessuna modo per fissarla. Quella che ascoltate è la radio, è il sottofondo della radio, della mia autoradio, e siamo fermi a uno stop che c'è un po' di traffico, un'ora di punta. Mio amico si chiama Gianni e adesso sta andando a casa. Farà sì e no 300 metri ed è arrivato. Ma il traffico è intenso, quindi ci mette un po' di tempo. Ecco, siamo ripartiti dallo stop e siamo sulla via Ceresio. Alla prossima, a sinistra dovrà svoltare. No, perdono, alla prossima a destra dovrà svoltare. Vediamo se mette la freccia. Ancora non l'ha messa. No, non la mette. Ha girato senza mettere la freccia, contravvenzione. Adesso girerà a sinistra di nuovo, eccolo lì che ha già girato. Va velocissimo, c'è i 30 all'ora, ma lui fila. 30 all'ora e adesso girerà di nuovo a sinistra, l'ultima svolta e poi è arrivato a casa. Ah, qui la freccia l'ha messa, meno male. Adesso giro anch'io, lo seguo sempre e in fondo c'è la sua casa e parcheggerà nel suo garage, probabilmente. Ecco. E io chiudo la telecamera perché adesso siamo arrivati. Dunque, qui invece veniamo a presentare subito un po' nei dettagli questa videocamera, no? Questa microcamera, che non è microfono e sensore video, tutto in questo gioiellino che tengo in mano. Come vedete è un portachiavi, semplicissimo, sembra di più un telecomando per aprire le porte dell'auto, però si può agganciarsi le chiavi e quindi adesso inserisco però la spina per caricare la batteria, la spina che è collegata al computer, è una presa USB 2, molto veloce, 2 ore carica la batteria completamente e durerà poi 8 ore circa, dopo la carica di 2 ore. Adesso la sta caricando e vediamo un po'. Ecco, veniamo a descrivere le funzioni particolari. Abbiamo la possibilità di registrare direttamente sulla memoria allo stato solido, direttamente dalla camera allo stato solido. Poi fa da webcam, fa da videorecorder, tutto quanto, e ha la possibilità di essere collegata a una presa USB 2 molto veloce, come dicevo prima. E qui avevo filmato un acquario velocissimamente. Ecco qui i pesciolini dell'acquario. E qui finisce la presentazione, oramai siamo alla fine. Un portachiavi favoloso.